Rassegna stampa locale di venerdì 5 aprile. In prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Picchia per strada la ragazza e aggredisce i vigili, arrestato. Episodio di violenza in centro. Protagonista un ventenne che ora dovrà rispondere di violenza, oltraggio e lesioni. Nella ressa con i vigili, il giovane ha provato anche a sfilare la pistola d'ordinanza a uno dei due. Blitz alle poste nel giorno delle pensioni, rapina all'ufficio postale di San Vito nel giorno di pagamento delle pensioni, accento brindisino per i banditi, forse gli stessi entrati in azione nel capoluogo recentemente. In Croazia il cadavere dell'albanese scomparso, ritrovato il corpo senza vita del 62enne albanese scomparso dal 15 marzo scorso insieme al brindisino Vittorio Danese, del geometra ancora nessuna notizia. Parato assente, slitta l'udienza mercoledì. Cosimo Parato anche ieri ha disertato l'aula della Corte d'Assise, dove si sta svolgendo il processo nei confronti di Giovanni Vantaggiato, imputato della strage al Morvillo e del tentato omicidio dello stesso Parato. Taglia tubo del gas per far esplodere la casa della ex, sfiorata la strage. Poteva procurare una strage il piano messo in atto, secondo gli investigatori, da un cittadino albanese separatosi da una ragazza di origini africane, tra l'altro incinta al quarto mese e caccia all'uomo. Bonifiche Sindial, Edison, Eni ed ex Micorosa paghino per l'area cosiddetta di Micorosa inquinata da tonnellate di fanghi tossici scaricati negli anni da alcune aziende del petrolchimico, varrà il principio che chi ha inquinato dovrà bonificare. E quanto si evince da un'ordinanza che l'amministrazione provinciale ha emesso nei confronti delle aziende. Operai ad oltranza a 40 metri d'altezza non ritengono di aver ottenuto le sperate rassicurazioni dall'incontro che si è svolto ieri in prefettura, gli operai della Sogesa, che hanno quindi deciso di non abbandonare la torre del nastro trasportatore. La protesta prosegue ad oltranza. Il comune sbatte fuori la St. Louis Corsi a rischio, intimazione di sgombero dai locali di Santa Chiara da parte del comune per una morosità che si protrae da un anno e mezzo. 90 allievi della scuola di musica rischiano di non poter terminare l'anno accademico. In prima pagina sul Nuovo Quotidiano di Puglia, il mare riconsegna un corpo. Il mistero dei diportisti scomparsi, lo skipper albanese trovato senza vita in Croazia e ora aumenta l'angoscia per le sorti del geometra brindisino Vittorio Danese. Getta la poltrona per strada, ambientalista filmata e multata. Le telecamere di sorveglianza sui cassonetti della spazzatura a Torre San Gennaro hanno immortalato la sorpresa. Una donna nota per il suo impegno ambientalista che abbandona una poltrona per strada. Seguirà una multa. Mattinata di terrore alle poste, minacciati in 20, casse svuotate. Irruzione alle poste ieri mattina a San Vito con la gente in coda agli sportelli. Terrore poco dopo le 9, quando due individui a volto coperto hanno intimato ai presenti di non muoversi. Qualcuno dice di aver visto un'arma. Dopo aver ottenuto il bottino, 1.100 euro, sono fuggiti. Mafia e tentato omicidio, pene dimezzate in appello. Il verdetto d'appello arriva 13 anni dopo l'operazione Omnia nel 2000. Si parla di affari di mafia e anche di un tentato omicidio, quello di Nicola Canovari. Il verdetto di secondo grado, due assoluzioni e tre condanne per un totale di 20 anni di carcere. Edy Power, fumata nera in prefettura. I cinque operai irriducibili della Sogesa hanno affrontato la terza notte a 40 metri di altezza sul nastro trasportatore di Edy Power. Protestano per il cambio di contratto e le prospettive nere sul futuro lavorativo. Botte all'amica e ai vigili, giovane arrestato in pieno centro. L'episodio nella centrale piazza Cairoli. La ragazza è riuscita a fuggire. Contusioni e lesioni per i due agenti della polizia municipale. Protagonista della rissa, un brindisino di 20 anni finito in manette.